Fatto. Buonasera Matteo. Buonasera Elena, buonasera allora, tu hai vissuto ieri proprio questa giornata, hai filmato e documentato proprio i momenti più difficili. Per il nostro canale a seguire la giornata, che è stata diciamo una brutta giornata, perché come dicevi tu era cominciata con una bella manifestazione fatta da molte forze che erano venute a Roma per dire... esprime la loro contrarietà a questo governo e poi, come la cronaca ci dice, si è trasformata talmente tanto che gli scontri hanno preso il centro dell'attenzione, cioè non si parla quasi più della manifestazione, ma si parla dei grandi scontri che ci sono stati. Infatti qua ora vediamo i primi l'inizio dei ragazzi. Siamo a via Cavour, che nel tracciato storico dei cortei, e i cortei partono diciamo dalla stazione Termini per chi non è di Roma e scendono giù lungo via Cavour per poi attraversare la città, e qui è ancora assolutamente pacifica, vediamo una grande quantità di persone che camminano in piazza veramente pacificamente, senza nessun neanche atto fisico ostile, cioè non hanno caschi, non hanno niente. Ma questo purtroppo non durerà tutta la giornata, perché quando loro le immagini andranno avanti vedremo che quando si arriva a Piazza Venezia, eccoci qui, siamo a Piazza Venezia, e per cui la manifestazione incontra il perimetro, la fra virgolette zona rossa, che questo purtroppo va detto, nel momento in cui si circoscrive una zona rossa, quella diventa immediatamente psicologicamente un bersaglio, cioè è chiaro che dietro quei furgoni dei carabinieri che vediamo là c'è la parte da colpire. Io nello specifico ero esattamente dietro i furgoni dei carabinieri, più avanti si danno le immagini. Cioè, da questo momento in poi è cominciato un lancio di oggetti, un lancio soprattutto di una grande quantità, diciamo, di, non so se definirli petardi, forse bombe carta è una parola un po' troppo grossa. Comunque sono cose che stanno all'altra parte per creare tensione. Poi e la cosa che io mi sono domandato, stando dall'altro lato e anche vedendo come reagivano i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, è che qui vediamo i carabinieri che difendono questa postazione, questo perimetro per l'appunto. Possibile che queste persone, in fondo c'erano due furgoni, ecco queste sono le immagini che ho fatto io, e dall'altra parte vedete che sta arrivando molta roba dall'altra parte, qui vediamo un controcampo come si dice tecnicamente, no? Possibile che le persone che stanno dall'altra parte non erano, cioè erano preoccupati i carabinieri che erano dietro, e anch'io ero preoccupato perché a un certo punto si è pensato che la linea non tenesse, che sfondassero, perché questi vediamo gli oggetti, queste sono buste, ma non solo buste, sono arrivati bottiglie, pietre. Cioè, l'impressione che si ha che queste persone, che a un certo punto questi ragazzi che innescano queste violenze, lanciano oggetti, fossero gruppi ben organizzati comunque? Sì, forse ben organizzati no, ma organizzati di sicuro, perché sennò non veramente... Con l'obiettivo comunque di... Sì, io credo più in una cosa, credo, l'idea che mi sono fatto, perché poi diciamo è tutto, non si può avere una certezza completa. Comunque loro avevano sicuramente molti di questi petardi, molte di queste cose. L'altra cosa che va detta è che sicuramente lungo il tracciato non è stato bonificato. È cronaca che lungo la strada loro hanno trovato dei furgoni con del materiale per costruzioni, che per noi è materiale per costruzioni, per loro quella è una fonte di munizioni, perché... Qui siamo davanti al Senato, loro arrivano, io sono sempre dietro i furgoni della polizia dall'altro lato, diciamo nel controcampo come dicevamo prima, e sono cominciate a arrivare sedie, vasi, tutta roba che veniva dai bar aperti lì accanto, che nessuno aveva chiuso. E in più appunto tutta questa quantità di... c'è stata veramente una pioggia di piastrelle, di gresse di 30x30 che sono veramente preoccupanti quando arrivano, perché devi stare veramente attento, perché sono oggetti che fanno molto male. E anche più avanti, quando ci troviamo a Piazza del Popolo, che loro, diciamo, fuori Piazza del Popolo, su Viale Flaminio, sul Muro Torto, hanno trovato un altro furgone carico di materiale che serve per le costruzioni, e c'è stato un lancio di, non so come si chiama esattamente, comunque, i giunti che tengono i tubi innocenti, insomma, che anche quelle, per cui certamente, ecco qui vediamo le sedie che vengono lanciate, che vengono a un bar, perché non è che uno che viene con una sedia, e anche altri oggetti. Qui non si vede bene, ma appunto venivano pure i vasi con i fiori, cioè arrivava qualsiasi cosa. E la polizia stava ben riparata dietro, perché non è un bel momento, vi assicuro. Cioè, ed è chiaro che quando ti trovi in questa situazione pensi soltanto a ripararti e a coprirti. Qui siamo sull'altro lato della barricata, diciamo, vediamo, anche loro lanciano, si copre, perché la polizia ha sparato dei lacrimogeni. Altra cosa che... C'è stato, Matteo, scusami se ti interrompo, chiaramente queste immagini, questa violenza vissuta un po' da tutti i romani, ma non solo, anche dal pubblico, tutti noi che attoniti purtroppo abbiamo seguito queste immagini, hanno innescato una serie di polemiche politiche, soprattutto sulla sicurezza, l'ordine, tanto il Partito Democratico
Democratico ha parlato esplicitamente di infiltrati, ha chiesto che venga fatta chiarezza, alcune immagini, fotografie sono state qualche modo messe in dubbio, non so se poi le vedremo anche la questo immagine. Questo è un arresto per la cronaca. Esatto, questo un arresto. Tu che impressione hai avuto? Beh, io l'impressione ho avuto comunque di polizia, dico polizia genericamente, di forza dell'ordine ce n'era veramente molta e non solo in divisa, ce n'erano anche in borghese. Io mi sono mosso soprattutto, diciamo, insieme alla polizia, alla finanza e ai carabinieri, e insieme a loro, cioè inquadrati, implotonati, usiamo questo termine un po' militaresco, però insomma c'erano delle persone in borghese e c'erano anche le persone in borghese fuori. Io ho attraversato via del Corso, diciamo, quando c'è stata, diciamo, la riconquista di via del Corso, perché appunto la piazza del Popolo, Ria del Corteo, non era stata perimetrata e le persone sono arrivate e tutto questo vasto gruppo, qui vediamo, di persone con i caschi, qui siamo su via del Corso, con i caschi, hanno preso subito, imboccato via del Corso, che è un'arteria che taglia assolutamente a metà. Lo stesso percorso dei cortei, delle manifestazioni, delle proteste del 77. Sì, e poi è anche quello che porta direttamente nel cuore, diciamo, nella città. E qui vediamo l'assalto ai furgoni della finanza, che si sono trovati, diciamo, da soli, e qui si è rischiata veramente la tragedia. Hai avuto l'impressione che fossero impreparati in qualche modo le forze dell'ordine per contenere questa qua massa? Qua sì, perché insomma io li ho visti correre dentro via del Corso e ho detto qua è chiaro che succede qualcosa. Hanno trovato questi finanzieri che erano soli, che erano distanziati dalle altre forze, per cui isolati, per cui un bersaglio perfetto per chi vuole colpire e fare male, e infatti li hanno colpiti e li hanno fatti male. Poi appunto vediamo che non è che hanno risparmiato. Qui siamo a via del Corso, qui la polizia che sta avanzando, siamo un po' dietro al punto dove c'erano i furgoni, ora avanzando questa è via Tomacelli. E di fronte a noi ci sono, e vedete come reagiscono, cioè c'è organizzazione, cioè c'hanno questi appunto petardi, non so come chiamare, la polizia spara, tira i lacrimogeni e cerca di difendersi e cerca di avanzare lentamente, e intanto si deve muovere. Però dall'altra parte, cioè, io per esempio vedendo queste immagini, io mi ricordo di quando si fanno le manifestazioni, di solito vengono sigillati chiamiamoli questi bidoni nell'immondizia, invece questa volta non è stato fatto. Mi sembra che sia stata fatta, diciamo, poca prevenzione, forse hanno peccato troppo in sicurezza chi ha gestito la piazza, perché poi dopo un po' appunto la città, il centro della città è diventato un campo di battaglia, piazza del Popolo, via del Corso, si è trasformato tutto quanto in una zona di scontri dove anche bastavano pochi gruppetti che si muovessero rapidamente, mordi e fuggi, e la polizia rimaneva paralizzata, insomma. Diciamo, senza dubbio era difficile anche gestire una situazione del genere, anche se erano annunciate queste manifestazioni, ma forse non si prevedeva così tanta gente, perché ricordiamo che oltre agli studenti, tanti studenti che hanno manifestato, c'erano anche tanti altri cortei, altri i precari, i comitati di Tersigno, dell'Aquila, però, quindi una massa imponente. Beh, si aspettavano molti pullman, gli organizzatori l'avevano detto, cioè si sapeva che sarebbero venuti in tanti, però insomma, a un certo punto si è persa un po' la mano. E poi io manifestazioni ne ho viste tante, sono veramente rimasto stupito quando a Piazza del Popolo, visto che la piazza non era perimetrata, cioè di solito i cortei quando arrivano la zona è chiusa, cioè il contorno, il perimetro è controllato dalle forze di polizia. Questa volta non è stato così e loro ne hanno approfittato immediatamente, loro sono entrati in piazza e di corsa si sono infilati tutti per via del Corso. Veramente. Quali sono state le reazioni anche degli studenti, di chi pacificamente alla fine si è ritrovato poi in queste situazioni? Guarda, erano molto arrabbiati, erano veramente molto arrabbiati, e anche c'è cioè una specie di rabbia impotente, perché anche queste. Ah, qui vediamo un arresto, qui è un arresto che abbiamo filmato a via del Corso, dove c'è tutto. Lui dice: attenzione, sono le telecamere, quel funzionario, per cui è bene ricordare che è bene che ci siano le telecamere quando succedono queste cose. E no, erano molto arrabbiati, una rabbia frustrata, un'impotenza, perché si rendono conto, diciamo, che appunto che il disordine aveva preso il centro del palco, la ribalta, mentre invece questa come era una manifestazione. Sempre in queste situazioni poi chiaramente Sì, poi come ormai è consueto in questo paese, chi si muove così organizzato sa colpire. Riprendi, non hai fatto nulla. Questo qui è una persona che è stata arrestata. Sa colpire e fuggire. Ecco, per esempio, questi qui sono evidentemente dei provocatori che ora stanno venendo verso la polizia per chiamarli alla sfida diretta. Vedete che gli lanciano gli oggetti, fra un po' la polizia andrà avanti, poi verrà richiamata indietro, perché anche la polizia ha paura di sfilacciare troppo le proprie linee, perché è anche pericoloso per loro, perché ricordiamoci che loro sono in prima persona davanti, per cui
cioè certo. Sono quelli che poi sono il ricettacolo di tutti gli oggetti che gli vengono lanciati, insomma subiscono umiliazioni e loro sono i primi, penso, che vorrebbero che un buon, cioè che la giornata finisse pacificamente, perché poi è anche faticoso e pericoloso per loro tutto questo. Vedete, qui si stanno, stanno avanzando, si chiama Piazza Augusto Imperatore qua. Loro avanzano e ecco, vedete qui avanzano i poliziotti, ora verranno richiamati da un superiore, perché sono in tre, si stanno facendo avanti e sfidano, insomma nascono queste cose. Ecco un'altra cosa, io ho filmato questa persona con la maschera antigas, questo agente. C'erano poche agenti o poche maschere antigas e questo ha creato un problema alla polizia, proprio un problema logistico, perché sparando i lacrimogeni spesso il gas tornava indietro, il gas, cioè, non è che fa tanta differenza fra chi... E la polizia dicevano basta con i lacrimogeni, perché non riuscivano proprio a muovere, erano loro stessi, riferivano anche qua, perché non avevano abbastanza mezzi, perché non erano forniti di, diciamo, della minima strumentazione per gestire la piazza. Qui vediamo. Prego, sì, appunto vedevamo queste immagini, i primi fuochi, il fumo che si alzava e poi abbiamo visto anche le immagini che hai girato tu qui a Piazza del Popolo, esatto, con la camionetta e le auto completamente incendiate, proprio scene da guerriglia che veramente nessuno di noi avrebbe voluto vedere, scene che abbiamo visto anche oggi, tra l'altro in diverse capitali europee. Sì, sembra come una febbre che contagia questa. Esatto, il malessere evidentemente al di là della violenza, che certamente è da condannare, certo è che c'è un malessere e questa piazza... E qui vediamo un'immagine veramente pacifica del corteo, quelli vanno in bicicletta. Ecco, qui vediamo che stanno entrando a Piazza del Popolo e come ti dicevo ora, credo che fra un po' si vedrà, loro entrano a Piazza del Popolo e... A un certo punto, proprio all'unisono, cioè come se fosse una decisione collettiva, ecco, vedete, girano, si allontanano dalla piazza e si dirigono verso Via del Corso. Cioè, hanno trovato una porta aperta e subito ne hanno approfittato e sono entrati. Ecco, sono le immagini più tranquille che purtroppo abbiamo visto. Ecco, guardate, ora vedrete che gireranno molto rapidamente. E infilano Via del Corso. Qui siamo a Via del Corso, fra un po' cominceranno a correre, qui siamo all'altro lato. Ok, va bene. Allora Matteo, ecco, queste sono chiaramente le immagini successive, quelle appunto di degenerazione e di scontri. Grazie allora Matteo per averle commentate di nuovo insieme. Speriamo di non vedere mai più immagini del genere, non doverle mai più fare. Ovviamente sì.